Domani pentole. Se pentoliamo se a noi i monumenti ce li chiudono, i fatti in famiglia li lascia. Almeno più.
vissuto sulla mia pelle molte cose, non vado a quelle dove sono sicura che c'è tanta gente. È brutto detto così, però... semicerchio, cercare di non stare qui dietro per non ammassarci, ma cercare di cercare. Insieme a centinaia di giovani al Teatro Carignano, dove insieme alla città di Torino, insieme agli organizzatori di Biennale Democrazia per la Legalità, e stamattina ci ritrovavamo insieme al Teatro Carignano per aprire questa attività insieme al Ministro Profumo. Erano le 8:30, quando è arrivata la notizia dei drammatici fatti di una violenza inaudita che sono avvenuti a Brindisi. Sono state colpite per l'ennesima volta dalla terribile violenza. E allora voglio unirmi alle parole del Ministro Profumo. Il Ministro Profumo quest'oggi ha detto: chi colpisce la scuola con la violenza intende colpire un intero paese, vuole colpire un'intera comunità. E allora noi oggi abbiamo deciso di voler reagire, accogliendo le parole del Ministro Profumo, abbiamo deciso di voler reagire, di volerci ritrovare qui, insieme, immediatamente. E lo vogliamo fare seguendo le parole del professor Gustavo Zebrebeschi. Questa mattina ci ha invitato al senso del silenzio. Questo breve intervento, ci siamo ritrovati appunto quest'oggi, dopo aver inaugurato il calendario della legalità, e da questa piazza ci siamo chiesti insieme alle centinaia di ragazzi che fare. Abbiamo sentito immediatamente l'esigenza di voler rispondere, di voler dare un segnale che sta arrivando
potente in tutta Italia. In questo momento a Brindisi, essere in contatto con i giovani, con i ragazzi di Brindisi, si stanno ritrovando nelle piazze di Brindisi, ma come in tantissime altre piazze del nostro paese. Questo è un segnale molto bello, molto la vita e la morte. E lo dobbiamo a tutte quelle vittime che oggi in questo paese stanno pagando un prezzo altissimo. E allora la strada del silenzio. Un silenzio che però verrà accompagnato dall'arte, che verrà accompagnato dalla musica e che verrà accompagnato dalla lettura. Alla mia destra abbiamo preparato un lenzuolo bianco. Un lenzuolo bianco dove chiunque voglia condividere i propri pensieri, le proprie emozioni, le possa scrivere qui, su questo lenzuolo. Io vi ringrazio. L'essere una spirale discendente che dà vita proprio alle cose che cerca di distruggere. Invece di diminuire il male, lo moltiplica. Con la violenza puoi uccidere colui che odia, ma non uccidi l'odio. Infatti, la violenza aumenta l'odio e nient'altro. Restituire violenza alla violenza moltiplica la violenza. Può farlo. Tu non donasti a noi un cuore fatto per odiare, né mani per uccidere. Fateci, soccorriamo vicendevolmente, per sopportare meglio il peso di un'esistenza faticosa e breve. Fa che le diversità degli abiti che ricoprono i nostri corpi, la diversità delle nostre insufficienti lingue, la diversità dei nostri ridicoli costumi e delle nostre imperfette leggi, di tutti gli uomini, che coloro che però non arti accendano ceria a mezzogiorno, sopportino quelli cui basta la luce del tuo sole, che coloro i quali coprono la propria veste con una tela bianca per dire che è necessario amarti, non detestino quelli che affermano la medesima cosa con una veste nera, che sia indifferente invocarti in una lingua morta o in una lingua viva, che quelli il cui abito è tinto di rosso e di violetto, che i dominatori di un piccolo luogo, del misero fango di questo mondo, che i possessori di rotondi frammenti di un certo metallo possano poterci. Però non li trascuriamo del tutto, perché vogliamo contentare i nostri genitori con quel pezzo di carta che stimano tanto, altrimenti non ci manderebbero più a scuola. Comunque, ci avanza una tale abbondanza di ore che possiamo utilizzarle per approfondire le materie del programma e per studiarle di nuovo. Così non ci sarebbero più oppressori, né patrie, né guerre. A me i giovani che stanno perdendo gli antichi valori popolari e assorbono i nuovi modelli imposti dal capitalismo, rischiando così una forma di disumanità, una forma di atroce afasia, una brutale assenza di capacità critiche, una faziosa passività. Ricordo che queste erano appunto le forme tipiche dell'SS e vedo così stendersi sulle nostre città l'ombra orrenda della croce uncinata. Una visione apocalittica, certamente la mia, ma accanto ad essa e all'angoscia che la produce non mi fosse in me anche un elemento di ottimismo, il pensiero cioè che esiste la possibilità di lottare contro tutto questo. Sì, mattina hanno la forza di urlare, pensando alle verifiche e alla pioggia che riempirà anche questo pomeriggio. Poi una notizia, così lontana eppure così vicina, che cambia la tua prospettiva. Una ragazza, con i tuoi problemi, ora così insignificanti e banali, non li avrà più. Quell'immagine di occhi solari, più distruzione che la giustizia, dice Don Ciotti. Non si può morire per mafia, diceva Grasso. Avete chiuso 5 bocche, ne avete aperte 50 milioni, Giovanni Falcone. I tuoi occhi, che venga all'ospedale o in prigione. Nei tuoi occhi porti sempre il sole. Ci stringiamo alla famiglia, ai compagni e alla cittadinanza. Il discorso del premier della Norvegia dopo il massacro di Utøya dell'anno scorso.
dovremo comunque prenderci cura l'uno dell'altro. Dimostrare che è qualcosa per cui teniamo. Dobbiamo parlare con quelli per cui è stata più dura. Dobbiamo essere umani e fraterni. Ma ci sono alcune cose che ci possiamo promettere questa sera. Prima di tutto, oltre tutto questo dolore, possiamo intravedere qualcosa di importante che ha messo le sue radici. Una marcia per la democrazia, per la solidarietà e per la tolleranza. Le persone in tutto il paese sono fianco a fianco in questo momento. Possiamo imparare da questo. Possiamo fare più cose come questa. Ognuno di noi può contribuire a costruire una democrazia un po' più forte. Questo è ciò che vediamo ora qui. In secondo luogo, voglio dire questo a tutti i giovani raccolti qui. I vostri sogni sono stati interrotti bruscamente, ma i vostri sogni possono essere esauditi. Grato di vivere in un paese dove in un momento così critico il popolo scende nelle strade con fiori e candele per proteggere la democrazia, per commemorare e onorare le persone che abbiamo perso. Un crescente livello di violenza che ignora l'umanità, che ci accomuna e in egual misura le nostre pretese di civiltà. Troppo spesso ammiriamo la spavalderia, la prepotenza e l'uso della forza. Troppo spesso giustifichiamo chi è disposto a costruire la propria vita sui sogni infranti di altri esseri umani. Ma una cosa è chiara: la violenza genera violenza, la repressione genera rappresaglia, e solo una pulizia di tutta la nostra società potrà estirpare questo male dalla nostra anima. La nostra vita su questo pianeta è troppo breve, il lavoro da compiere è troppo vasto perché questo spirito prosperi ancora a lungo nella nostra nazione. Non possiamo debellarlo con un programma, né con una risoluzione, ma possiamo forse ricordare, anche solo per un momento, che coloro che vivono con noi sono nostri fratelli, che condividono con noi lo stesso breve arco di vita e che cercano, come noi tutti. Secondo me invece no, secondo me non è per più piacere, perché non è una cosa veramente legata con un parente.